Saluto a tutti, su e benvenuto, gusto essere tra sardo e profano, sa de gimbi, su de gimbi attobioso, poi sì, legate, musica, cultura popolare, arte, tradizione, Jonathan della Marianna. Sì. E attobio appunto è zentico. E su, intendo di ogni razza, di ogni colore, di ogni parte sul mondo. Tutta che voi, su festival è questo. No, su, da noi. È tutto sui 20. Auto, esami con nostro. Oh, 20, poco meno si vuole vendere in questo tempo. Infatti. E infatti, come, ho fatto su zero, proschiamanco, dessa Europa, sì. E ho evoco in Ferreuso, andauso in Lucania. Parteuso da San Lucania. Quindi, prima di sinare di chi è commente, iscurtauso a Barrabis in trio. Sì. E poi si contava su chi è giunto e i tavanti. Ma toi non volo, noi non ce ne fuimmo, c'è un appuntamento, bella mia. Thank you.
mossi l'amore, bella mia, bella mia, bella mia. Non ci poteva essere il migliore esordio. A Barrabis, benvenuto. Ti chiedo di presentarci anche i tuoi compagni di viaggio. Inizio dal mio nome, mi chiamo Piero. Poi c'è Vanni Saponaro che suona il basso tuba e Tommaso Di Marzio alle percussioni. Con Jonathan abbiamo parlato molto del fatto che, insomma, abbiamo visto anche con Gerardo prima. Lui vi considera molto, vi considera un po' come i padrini del festival, Gerardo. Insomma, abbiamo parlato molto di voi e del lavoro che fate, ma vorremmo sentire anche un po' da te. Cosa significa fare musica popolare, ma soprattutto portare la musica popolare nella contemporaneità in Lucania in questo momento storico? Sì, diciamo che questo è un po' la domanda che ci siamo posti dall'inizio. L'esperienza degli Abarabis, di questo trio, nasce da lontano, in realtà, dall'esperienza di un altro gruppo musicale che si chiamava Terra Agnora, che è stato attivo per più di 10 anni in Lucania, che poi si è intersecato con i percorsi della scuola Ivan Illich di Bologna, da cui proviene Vanni, anche dal punto di vista, diciamo, musicale e anche dell'impegno politico e sociale. Allora, l'idea che la domanda è sempre stata questa, cioè cosa significa fare o provare a fare musica popolare. Passato il primo periodo, diciamo quello più legato un po' alla curiosità, alla ricerca diciamo degli ultimi, se vogliamo, testimoni di una cultura che era la cultura orale dei contadini che abitavano nei sassi fino agli anni 50. Ecco, gli ultimi vecchietti che ancora sanno raccontare e possono raccontare qualcosa. Però, passata quella fase, anche attraverso il lavoro di un artista importante della Basilicata, che è stato Antonio Infantino, diciamo, è emerso subito con chiarezza che probabilmente la forza della tradizione popolare è da ricercarsi molto più indietro. Antonio Infantino, ripigliando alcuni studi dell'inizio del Novecento, suggerisce di andare indietro fino alla cultura greca, fino alle colonie Taranto, Metaponto, la cultura orfico-pitagorica. E da lì che ci arriva probabilmente una musica e ci arrivano anche delle pratiche legate alla musica che hanno viaggiato nel tempo e hanno sicuramente trovato poi una loro forma particolare, quella che fotografa Ernesto De Martino nel Novecento con la cultura contadina. Però questa visione, proprio perché è quasi atemporale, permette di fare un salto, diciamo, molto veloce alla contemporaneità, cioè di vedere, di vivere la cultura popolare non come qualcosa di stantio, di chiuso in una società, quella contadina, appunto, che oggi non c'è più assolutamente nelle forme in cui si è espressa negli anni 50, ma di viverla come qualcosa di assolutamente, diciamo, dinamico. Quindi una ripresa dell'insegnamento più profondo che ci viene dalla tradizione orale, con il tentativo anche di parlare della Basilicata dell'oggi. Ci è capitato anche con altri ospiti di parlare dello scollamento tra la gente, le scelte della società un po' prese dall'alto
anche lo sconfinamento, diciamo così, l'abbandono della cultura popolare, vista spesso in maniera superficiale, da molti, senza un approfondimento o senza la possibilità di andare a ripercorrere le storie che poi sono dietro. Matera ha avuto una grande opportunità, diventando capitale italiana della cultura, di poter riprendere un giusto posto meritatissimo anche nel panorama italiano e internazionale. Cosa è successo in questo anno, malgrado il Covid? No, no, il Covid infatti è stato solo l'ultimo, diciamo, l'ultima puntata di questo percorso che poi si è chiuso, nel senso che il 2019 è stato vissuto, diciamo, pienamente dalla città. Sicuramente è stato un processo nel bene e nel male radicale, per alcuni versi anche un po' violento. Perché da un lato, da qui diciamo sicuramente il merito a quanti ci hanno lavorato, la città ovviamente ha visto una rinascita sotto tanti punti di vista e questo ha consentito anche a tanta gente che lavora nel mondo della cultura di portare avanti progetti altrimenti impensabili. C'è un però di cui io sono convinto, cioè che è stato un processo troppo veloce nel tempo per essere pienamente metabolizzato dalla popolazione. Per cui noi nel giro di poco tempo eravamo diventati una piccola Venezia, sempre immersa nel flusso turistico che un po' stava mandando in confusione. E ora, per motivi piuttosto poco felici, la città è tornata a respirare una normalità in un certo senso. Io, diciamo, da questo punto di vista sono piuttosto critico. Riprendendo il discorso di prima, se è vero che la nostra cultura tradizionale arriva da molto lontano, ben oltre i nostri nonni e i nostri bisnonni, allora probabilmente questo ci dovrebbe dare una visione molto più pacata delle cose, molto più attenta appunto anche al rispetto della lentezza del luogo. Eh sì, no, sono assolutamente d'accordo. Credo che poi Matera sia stata anche in qualche modo inondata di mille eventi e chiaramente adesso si tratta un po' di ritrovare un proprio posto equilibrato nel mondo. È una cosa comprensibilissima. Insomma, e qua credo che il vostro sia un ruolo anche abbastanza importante perché fate un po' da ponte tra un passato ricchissimo da raccontare e quello che avrà da essere più avanti, Jonathan. Sì, un passato sicuramente che Piero, tra l'altro, ci ha già fatto sentire nella seconda edizione, stiamo parlando di 2 anni fa. Allora era con un altro trio, tra cui Gerardo Ferrara, che abbiamo avuto già ospite, e niente di meno il nostro conterraneo Tonino Macis. Grande Sempre Tonino. grande Tonino, mandiamo un grosso abbraccio anche a Tonino. Quella volta Piero abbiamo sentito sempre un po' il filone della tradizione un po' del Sud Italia, un po' la vostra tradizione che prende sempre un po' spunto da quello che dici tu, quello che è un po' la vecchia scuola, la vecchia tradizione, se vogliamo chiamarla così. Che poi chiaramente evolve, non sappiamo un po' come, quando e perché, poi diventa anche un po' cantautorato, così come Certo. la esprimete anche voi. Ti chiedo questo, un po' prendendo spunto da quello che è già stato la nostra collaborazione, un po' presentateci quello che potrebbe essere oggi. Sì, io. Una nuova collaborazione a distanza, poi sperando sempre che. Si torni presto. Esatto. Io intanto ti saluto perché ricordo con molto piacere una lunghissima tarantella con le Leonidas. Sì, è vero, certo.
io ti pregavo di suonare le Leonidas perché volevo provare a suonare un pezzo con le Leonidas. Nel discorso che facevo, un passaggio importante che ho omesso è sicuramente il lavoro che è stato fatto, diciamo, a partire dagli anni 70 da alcuni artisti di cui noi abbiamo, tra i quali noi abbiamo ripreso sostanzialmente il lavoro di tre di loro. Uno lo citavo già, Antonio Infantino, l'altro Enzo Del Re e l'altro Matteo Salvatore. Il primo brano che abbiamo suonato, appunto, L'Ubbene mio, è un brano di Matteo Salvatore. Matteo Salvatore era foggiano, Enzo Del Re pugliese di Mola di Bari e Antonio Infantino lucano. Non è poco significativo che la storia di Antonio Infantino e Enzo Del Re parte da uno spettacolo fondamentale nella ripresa della cultura popolare italiana, che è Io ci ragiono e canto, spettacolo di Dario Fo del 1968-69. Questi artisti hanno avuto veramente la capacità e la forza di creare un ponte tra la tradizione orale e la nuova generazione che allora poi si andava esprimendo anche nella lotta delle fabbriche piuttosto che nei movimenti degli studenti. Noi, ovviamente, con tutto il rispetto, perché questi sono stati dei grandi, però arriviamo molto dopo, ma abbiamo respirato, abbiamo goduto del lavoro che hanno fatto questi artisti. Per cui è grazie a loro che oggi riusciamo a fare diciamo un tentativo di riproposizione che è aperto, come dicevi tu, da un lato anche espressioni di cantautorato, ma poi soprattutto alla ricerca sia musicale, ma anche nei contenuti, come dicevo prima, alla ricerca di una attualizzazione. La Basilicata, voi lo sapete, per esempio, noi siamo la terra che produce più petrolio in Italia. Siamo la terra dove c'è la fabbrica più importante della Fiat oggi. Siamo da sempre una regione in cui la sperimentazione anche economica, nonché sociale, a partire appunto dal processo di spopolamento dei Sassi, è sempre stata molto forte. Non voglio dare necessariamente un giudizio, però è chiaro che più i cittadini, come dire, hanno consapevolezza della realtà che vivono e quindi in qualche maniera sono anche partecipi di questa realtà e più c'è controllo su alcuni processi. La musica, come altre cose, la musica legata alla propria terra, alle proprie tradizioni, a mio avviso può aiutare questo. È Assolutamente anche sì, la speranza. Allora, noi vi assolutamente sì. salutiamo, vi ringraziamo e ci lasciamo con un altro brano. Certo. Questo è un brano nostro ed è appunto stato scritto quando Antonio Infantino ha lasciato il suo corpo e quindi è un ricordo della musica e della filosofia di Antonio Infantino. Vanni suona il cupa cupa e tamburo a frizione. Ti ho visto arrivare da lontano, vecchia criniera da leone, con il tuo bastone ancestrale e con il piede battevi forte il tempo. Deo te muzzica la tarantella, facidini passa stu malevento. Improbabile terrone, emigrante culturale, Beat Generation, cupa meridionale. Da Tricarico a Firenze, da Tricarico in Brasile, la Taranta con la samba. Ma cuma balla bella, ma cuma balla bella, ma cuma balla bella, sola sola. Ma cuma balla bella, ma cuma balla bella, ma cuma balla bella, sola sola.
operaio lucano, contadino siciliano. Da Taranto ad Avola, dai campi all'Italsider, la tarantola non morde, la tarantola uccide. Zarumbatara, zarumbatara, non puoi fermare il ballo della taranta. Zarumbatara, zarumbatara, non puoi fermare il ballo della taranta. Pitagora dell'oggi, scialle in testa tornavi al paese, anarchico ai politici, allergico alle chiese. Con le parole del poeta ti voglio ricordare, tu sei un filo d'erba che trema, e la tua patria è dove l'erba trema. Balla, 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 balla sta tarantella, balla sta taranta. A balla, 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 balla sta tarantella, balla sta taranta. Tara, tara, tarantella, tara, tara, tarantata, tara, tara, tarantella, tara, tara, taranta. A balla, a balla. A balla balla ba, a balla da tarantella, a balla da taranta. A ba, a ba, a balla balla balla, a balla da tarantella, a balla da taranta. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e vola e va. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e vola e va. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e vola e va. A balla da tarantella, balla da tarantella, balla da tarantella, balla da taranta. E tara tara tarantella, tara tara taranta. E tara tara tarantella, tara tara taranta. Ma cuma balla bella, ma cuma balla bella, ma cuma balla bella, sola sola. A balla da tarantella, balla da tarantella, balla da tarantella, balla da taranta. E nulla va truanne, nulla va truanne, e nulla va truanne la compagnia. A balla da tarantella, a balla da tarantella, balla da tarantella, balla da taranta. De musica la tarantella, a ballata ballato ballata tarantella, ballata tarantella, ballata taranta, a balla 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 balla, ballata tarantella, ballata taranta. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e vola e va. A ballata, ballata, ballata tarantella, ballata, ballata, ballata taranta. A ballata, ballata, ballata tarantella, a ballata, ballata, ballata taranta. Quella là, sotto 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 a palle, ci sotto a palle, boom, a te canni, bam, zoom! Vento, e a macaccia di balon, un balon per sotto pelle, a macacci da di me, e lì me ne sotto canne, a macacci da di am, e lì a me sopra l'uso, a macacci dopo tu, c'è chi dice che peccato, mette a giù lo spunto a c'è chi dice
dici che è peccata, mi è piaciuto il tuo peccato. Quella là, quella là, sotto i soli, sotto a palle, c'è un'altra palla con mamma e canti, mamma e so! Le donne a caccia di palombe, di palombe, sotto e belle, a macca cittadini, e li venne sotto e belle, a macca cittadini, a belli, a mezzo per me, e a macca cittadini, c'è chi dice che è peccata, per te, tu c'è chi dice che è peccata, per te, tu quella là, quella là, nel tesoro, tu la palle, c'è fretta, palla, buona, ma becca, ma so! Letto, le macchie già li palo, li palo per sotto e per le macchie città di me, e li mette sotto e per le macchie città di me, e li ha messo per me, le macchie città per te, c'è chi dice che è peccato, mi è piaciuto sto peccato, c'è chi dice che è peccato, mi è piaciuto sto peccato, quella là, le persone in quella palla, c'è presta palla, boh, non venga di fa tesoro, letto, le macchie già li palo per sotto e per le macchie città di me, e li mette sotto e per le macchie città di me, e li ha messo per me, c'è chi dice che è peccato per te tutto su Pascal. Sentiamo la radio dei televisori che non chiedono mai
ospiti di questa seconda parte, di questa dia, di questo sattopio, sono spartioso di Matera, sì, di Sasperdas. De Verdas. E ho finito questo viaggio in Sicilia, ma passando... E ho fatto un giro largo, passando un po' un paese. Sì. Presenta sospiti nostro. Sospiti nostro, Battista Dagnino, De Carloforte. Carloforte. È inutile a evidenziare questa sa musica, sa oggi, sul dialetto chi dell'ompi del cusso. Salute Battista, e bene benio. Grazie a voi altri gentilissimi che mi hai ospitato in questa trasmissione che mi hai dedicato un spazio. Grazie mille a voi altri. Battista, Carloforte, isola culturale, isola linguistica, però in s'idea di un mondo cusso de sosta barchino so chieste me da manno, Genova, si Spagna, sa Tunisia, sa Sardegna, si strada de sosta barchino so este un'epopea, queste storie incredibili cusso de sosta barchino so. Cantu est ancora forte questa cultura, canto est ancora forte questa tradizione, manca chi s'isola siete piticca. Per fortuna di un decino, è un mio giuro di cuore, è un giuro forte, e è un mio giuro anche sfaccettò, cioè alle veramente a vivere a 360 gradi, in tutto senso che noi abbiamo, ad esempio, Tittawa, dopo 280 anni, abbiamo un piatto importante, abbiamo la tradizione da Barchinia, o Cascà, le arabo. Abbiamo a Paola, che è pegliese, pegliese antico, quello di Fabrizio De André, tra l'altro. Abbiamo all'interno del paese, che è ancora tutta una serie di manifestazioni e di giochi e di eventi che sono proprio radicati a evidenze del popolo. I tempi di vita del paese sono quelli da Spagna, forse anche più lenti, con più preghismo. Proprio la serie che uemo i turisti, però se ne stressano troppo, allora però è a nega c'è anni, perché chi è così, sta tranquillo. Gli appuntamenti sono a che ora, ma vengo da Puidrino, o vengo, e domani mattina vediamo, ma non te vengo io, e vado a metà a barca, no. Cioè, la mentalità e il modo di vivere del paese è veramente o ti entri con gli altri e ti gesti e ti incastri e ti sei adatto, se non ti vivi malissimo. Anche perché essendo scheggio, con comunque limitazioni di scheggio, c'è un sacco di cose che ti manca, se ti devi sciuffare, atterrire un mondo, cose, quindi ti manca un sacco di cose, però ti guoni con il fatto che ti è un mo' a 360 gradi e nuvie che virano scangia un fisso, il vento che scangia un mo' fisso e a Paola che comunque è la Paola di qualità nasciuto, cioè elementari, Aua insegna un tabarchino elementari, prima non insegnava, però gli altri per parlare italiano, cioè mi per anni, mi succede anche un Aua che mi prima penso un tabarchino e dopo traduco l'italiano. Su da parlo qui in Italia. Yeah. Ecco. Battista, contasi si storia musicale, artistica tua, devo andare arriba da commenta se nasco come artista, ita sfatto, e poi ita poi a Savini, sa cantata da base con questo strumento che portasi in mano. A parte che sono abbastanza pantau di anni, perché comunque sono dall'età di 14 anni, quindi comunque autodidatta, e quindi sono da 36-37 anni. E vabbè, sono nasciuto musicalmente con i soliti amici del paese, così che fanno i veglioni e feste danzanti e feste per i compleanni, queste robe qui, però comunque dopo siamo iniziamo un po' a scrivere in tabarchin. E dimmi che siamo stati anche i primi, da mia generazione,
perché prima i repertori che si formano fin su Bargen, sia in musica vege, quindi comunque Beguin, Walzer, Mazurke, Lenti, Pessere Note, anche se è stato comunque grandi maestri di musica, tipo anche il maestro Angelo Arte, che ha rinnovato un sacco il repertorio da Barchin. Però ogni volta abbiamo cacciato dentro il blues, il funky, il rock, e quindi comunque dimo che in l'Interland, ma anche a Caggiai, verso di gettare in cuscini, altri suoniamo il nostro repertorio da Barchin, ad esempio quando a Caggiai di tutti i ruccoli a Castello, con la Cagliana Mavegia, a Caggiai con i Grindul lì, perché comunque si ferma il jam session con Rosa delle Ceneri, i Dorian Gray, Gio Perrino, Fratelli Montalbano, Ghea, e se si nuova tutti questi lucoli. E noi abbiamo l'unico gruppo del paese, un paese anche il nostro amico Mario Brai, che gli altri fanno il nostro repertorio. Questa è chiara, è una cosa che non fatta capire, che comunque, insomma, ho deferito ad Uschioggio, Ghiana Valenza e poi mano avanti. E poi niente, io ho deciso di partire, sono autorità da Cusci, da una una stagione diciamo che è un po' d'anni in Svizzera, sostituì un chitarrista, quindi in Svizzera si chiama Vexil, e lì ho cominciato veramente a mangiare musica, in tutto senso che comunque facevo 4 e anche 5 del repertorio, 350 pezzi del repertorio, Nugel DJ, quindi se guadagnava bene, se stava bene quel periodo lì, poi mi sono trasferito a Milano e continuavo la sua Svizzera con io tra i gruppi, e a Milano che sono stati 8 anni. E io avevo la fortuna di conoscere, che non lo conoscevo lì, lo conoscevo a un paese, Mauro Pagani con Fabrizio De André, perché è venuto a Virò, Cresa del Ma, i video di Cresa del Ma. Quindi siamo conosciuti quando mi sono trasferito a Milano, mi sono contatti e niente, avevo la fortuna di lavorare con Mauro come assistente di studio per produzioni, colonne sonore e dischi, e quindi lì io naturalmente ho scoperto un altro mondo, immenso, bellissimo, come Catuio per tutta la vita, anche se poi sono tornato in Sardegna dopo 8 anni, in precedenza ero anche a navigare, quindi comunque vivo un paese dell'Europa, un nord dell'Africa, e musicalmente poi in maniera autodidatta, fisso qui a musica, ce l'ho fatto anche delle mie piccine produzioni, naturalmente ho visto come si trovavano a studio di registrazione. Questo grazie anche al mio amico Claudio Pintus, che anche lei a Milano fa un DJ, si è trasferito in paese, e ho un studio di registrazione, e ho cominciato a... E ho fatto 3 dischi, 8 prodotti, uno del 9999, registrato da vivo al paese, l'altro invece è Acque, registrato con Silvio Cannaggio, ho stesso autoprodotto, e l'ultimo è L'anima che batte, dove... che è tutta una serie di pezzi che suoniamo ormai da 20 anni, noi non mai registrato, e dedicato naturalmente all'amico del banco, dei mentori, amico musicista e fratello Frank Coppola, che se ne è andato un po' di tempo fa, un infarto maledetto, e batterista, e musicista bravissimo, quello sono qui ci provi, anche con Perrino, la fatto di un giorno Perrino, la fava di 6 anni, e niente. I dischi sono andati benissimo, se veramente si accontentiamo dalle vostre auspicio di portare musica genuina, secondo qual è la nostra tradizione, la nostra mentalità di musica, non perché non si è fuori di me, no, perché nessuno si aspetta in quel mondo lì. E quando ti entri in un mondo comunque di discografici, di cose, che tutta una serie di macchine e di scuole che vira intorno, cambia comunque l'idea della musica e anche la finalità della musica. Quindi intendo la musica come l'intendo mio, come l'intendo le mie persone che condividono i progetti con me, lei proprio veramente vive una situazione, non solo è note, un pezzo, un brano, è quello che ti trasmette, che è, Paolo ha un valore importantissimo, ma anche un modo di foio, come ti fai e perché ti fai, in tutto senso che comunque insieme che da essere un legame, cioè che da essere veramente un legame forte, cioè fatto veramente qui amici. Alle nostre cose, cioè al nostro, come diceva il grande Mauro quando intervistava l'invasione barbariche, gli diceva, ma lei ha fatto un sacco di cose, musiche, colonne sonore, ha prodotto, e ho detto, lo sapete voi però, voi non lo sapete quanto è importante
poi farsi, e quanto è bello farsi una suonata in campagna con gli amici, quella lì cosa non ha prezzo. E di comunque che cioè, anche persone grandi, e questo va bene, ho sottolineato un sacco di volte anche Fabrizio De André, che comunque perde un sacco di gente, un sacco di tempo con gente che io attimo che sono detto sempre franchi, tipo un paese, lei stava comunque con il grande Nino Muniga, con lui voleva viaggiare una vita, e voleva un po' uscire alle grotte, allora il paese di che l'identificava un po' uscire e fare una battuta. Invece lui era l'amico del paese di Fabrizio De André, e De André finiva di finire, di virò il video, stava a parlò con lei, perché vabbè, lei si innamorava di queste persone particolari, però cioè, dimmo che riusciamo, ritornando al discorso di prima, vogliamo mantenere l'identità forte, culturale, ok? Anche se faccio anche pezzi in italiano, sono fisso diversi da ioti, che piano piaggia, io non piano piaggia, però ti senti che tu chi è lì, uno è noto, uno si merce qui io, uno è lì, l'identità è fortissima e è importantissima. Poi, posso fare senti a proposito del suo discorso, chi in Pessin, ad esempio, del sotto da Luna, che è sotto il profilo di Luna, una canzone che poi i tempi, le quante sono fortune, non tante, non trovata, che per portare via in, ok? E che musei figi che nascono in debite, ok? Però siamo furti anche a Michele, che comunque è appunto a tenere, ok? E ogni altro, come ogni altro, cose che io non più non fare, ogni altro come fa tutti i giorni, ok? Cucca da pria, siamo un'aria, entriamo a sento forte via. O banho de estrada em Pastela e Paulo missa sem vai pé morando de família não vou te perder erguemo a fortuna.
C'è un paio di tutto praticamente in sa vita de Battista, ma in sa musica che io sentendo, sa musica che io sentendo dei nominesi, che ha avuto commenti Deus un terra, non fatto in Sardegna, ma penso in sa musica di tutto sul mondo, di André, Pagani, ma poi fonti passato su Andrea Parodi, si usa toccando sempre in Arauso, questa razza de tradizioni, non riuscivo che da serriare tradizioni, ma forse è proprio una cosa profondata. Poi sta commentinare da Battista, chi pensava su fette isola di Santo Pedro, no? Carlo Forteste, quanto poti essere in manna, eppure un dell'ompeti di Africa, di sa Spagna, di sa travate sul mondo. Ma io sono fatto, sa sintesi storia, sta quando un'altra raige. Sa regina adesso sta barchino so è sta regina che si sparse in sul Mediterraneo, non è solo in un luogo, non ti vuoi esporre il muro se non ti vuoi esporre l'acana, è una concentrazione, è una cosa per un manna. Battista, su tempo su nostro si è finito, poi serrai questa parte che poi si andava su addirittura in Sicilia, si fa se a intendere un'altra cantata e serrato su Savarta di Asi. Bene, e che dire, grazie mille di aver detto questo spazio qui, da voi mi ha invitato e mi ha fatto un mio piacere e mi sono sentito un mio considerato e un mio grazie. E vi saluto sperando di rivedere, insomma, che si vediamo presto, e con un assaggio da un pezzo che fa parte del 9999, il primo CD autoprodotto a Matanza, che tra l'altro mi ha detto una mano a scriva o anche un Sasha Pujanluc, e a Matanza è una cosa molto forte, tradizionale di un paese, identitaria, ok? Feta de noa Trento a rissa Magelloni Giù mai ne cammina Dance bastarde Pure già mezzo cu sospeggio Come un segno un culo ci vejo e tu ne olhi da espalha quince, aspetta un segno. Distaste lunghe ma spagnole, su raggio prega i santi, che già ne dai pesci cati, forza vince, devo davanti. Thank you.
Grazie mille, alla prossima. Ciao belli, ciao. Rauso sul video che ho subito este fatto in studio di registrazione in Enna con ospiti chi serrada questo schimbi a Tobio che ho fatto Jonathan ospite si spantoso e ho fatto un traballo lungo io più gente meda amico su chi anti partecipava
as edizioni già fatte, amico su chi spero di incontrare luego. Da ospiti in collegamento di Est. Ospite in collegamento questi Davide Campisi, siciliano, suonatore di tamburo e cantanti delle tradizioni sue, siciliane, se non li ho conosciuti, se li ho conosciuti, io sono di ospiti di un festival in un locale di Castello, non so pure, io partecipavo. Quindi passavo una varia di mesi e io subito tornavo a Zerriare. non poteva mancare Davide pure. Ciao, ciao Davide. Ciao, ciao, ho capito diciamo quasi al 50%, l'ho capito. Perfetto. Davide, intanto grazie per essere intervenuto e per essere con noi. Sei chiudi questo ciclo di 5 incontri sulla musica popolare e in realtà sulle culture del Mediterraneo che abbiamo fatto in questo festival tra sardo e profano, trasportato direttamente sull'etere, sul web, perché insomma questo è quello che possiamo fare in questo momento, visto che non è consentito o non è consentito come vorremmo incontrare il pubblico e fare le cose come sappiamo. E ti faccio subito una domanda intanto proprio su questo. Come la stai vivendo tu da artista questa piccola clausura senza pubblico? Intanto grazie a tutti voi per avermi ospitato, grazie Enrico, è stato bello incontrarti e conoscerti. Sono onorato e lo dico col cuore di partecipare a questo programma, perché io l'ho sempre detto, da quando ho toccato la terra sarda mi sono innamorato, mi sono sentito a casa, forse perché c'è di mezzo l'isola, e non ero mai stato in Sardegna, quindi quando ci fu l'occasione, per me fu una grande occasione poter andare, ritornare e conoscere nuovi amici, sentire questa fratellanza, perché l'ho sentita veramente. E appunto con un pizzico di invidia, perché voi, grazie al fatto che siete molto, invidia sana, buona, perché il fatto che voi siete più isolati di noi siamo un'isolata, un po', si fa per dire, questo vi consente appunto, sì, siamo quasi agganciati noi, questo vi consente di veramente di vivere le vostre tradizioni e poterle difendere alla grande, perché c'è un senso di arcaicità, ma allo stesso tempo di contemporaneità così forte che si abbraccia e questa è una cosa meravigliosa che purtroppo nella maggior parte delle regioni italiane stiamo perdendo, proprio a proposito di tradizioni e di ricerche sonore. Riguardo alla tua domanda, scusa se mi sono, però me lo sentivo di fare questo. Sì, è stato un periodo un po' particolare, un po' diciamo perché vogliamo uscirne fuori al più presto, quindi diciamo un po' utilizziamo il pochetto, però abbiamo una grande voglia di uscire nuovamente con tanta carica. E spero che questa esperienza di clausura, come dici tu, sia servita insomma a poter cercare di creare nuove connessioni tra noi del settore come lavoratori dello spettacolo, se vogliamo utilizzare un termine tecnico, perché fino ad ora non siamo stati una categoria così tanto unita, tutti parlo di tutta la nazione italiana, quindi noi eravamo e soli ci siamo trovati. Quindi ecco, se questa esperienza può servire ecco, a capire che è importante fare rete e costruire cose nuove insieme, in collettività. Vi siete incontrati a Cagliari nell'ambito di un festival. Chiaramente questi momenti di incontro sono fondamentali per attivare degli scambi e creare, come hai detto tu, la rete. Se dovessi fare invece un bilancio dello stato di salute della cultura popolare in Sicilia, oggi tu sei giovane, quindi già c'è speranza, ma in generale qual è lo stato di salute? Noi abbiamo parlato spesso anche con altri ospiti del fatto che le culture popolari sono spesso destinate a essere vissute in maniera superficiale, come evento molto di superficie rispetto alle persone che guardano, poco approfondite, molto oggetto turistico e poco oggetto di studio e approfondimento. Ecco, com'è la situazione in Sicilia? Allora, se noi parliamo della realtà folcloristica, quindi del folklore, è come dici tu, hai ragione, è vero, perché viene considerata come un evento un po' superficiale della cultura
regionale, in questo caso parliamo della Sicilia, e che viene appunto rivissuta nei momenti in cui si organizza un festival in questione, quindi si va a rievocare quelli che erano i lavori antichi, piuttosto che le preghiere, i canti per i canti fanciulleschi. Il problema è che quello che invece dobbiamo capire noi, che viviamo la contemporaneità, questi tempi, è che la musica popolare per noi è un forte aggancio, come una grande e potente radice che sostiene quest'albero, no? Facciamo finta, se vogliamo fare questo esempio. E cosa dobbiamo fare secondo me noi? Andare a fare una grande ricerca, scavata. Allora, per quanto io parlo appunto della Sicilia. La Sicilia ha bisogno di essere scavata, perché nasconde, come ben sapete, tantissime culture che l'hanno, insomma, colonizzata e vissuta nei secoli. Quindi se noi ci muniamo di unghie o di pala e picco, come si dice noi, potremmo trovare tantissima cultura, e quindi poterla far rientrare, cioè poter far rientrare questa cultura antica e arcaica in quelle che sono, insomma, gli arrangiamenti e le scoperte sonore anche della musica del cantautorato odierno. Quindi sarebbe una grandissima ricerca. Se ci fermiamo semplicemente, io credo, al fatto di suonare, no? Quello che era la musica antica e basta, è destinata probabilmente a essere racchiusa in quello che è quella nicchia, in quel posto, rivisitata soltanto per intrattenere i turisti. Però secondo me dobbiamo essere noi intelligenti, sia per la nostra cultura e crescita, che per poter, no, far ascoltare qualcosa di nuovo alle persone, e mescolare quello che siamo oggi con quello che eravamo, e dare così una continuità. Io, Davide, sono chiaramente concordo in questo, perché l'aspetto della ricerca non deve, forse è la base, è il punto di partenza della musica tradizionale, dei nostri strumenti, di quello che un po' vogliamo portare in giro, perché partono da un tempo che fu, almeno le Launeddas, non sappiamo neanche datarle precisamente, sappiamo che esistevano da tantissimo, immaginiamo anche il canto o i tamburi che suona Davide, per esempio. Mi voglio ricollegare all'esperienza che ho avuto io quando ti ho conosciuto, perché è stato lui è carico di sentimenti, ti fa proprio emozionare quando canta e usa il tamburo. E da qui però mi voglio riportare subito alla tua esperienza che ti ha portato qui, come dicevi, infatti. Tu sei venuto per un'occasione importante, niente poco di meno, è stato il premio Andrea Parodi, perché lui ha partecipato, se non sbaglio, nel 2017. Ma l'esperienza è stata particolare, esatto, perché poi ebbi la fortuna di partecipare alla finale del 2017 con un brano che si intitola Piglialo, che da noi si intitola, che ci sono tanti dialetti, chiaramente, come da voi. Di solito si dice, Zinga, prendilo. Piglialo, di solito in siciliano si dice quello genetico, è piglialo, come la famiglia, come la famiglia. A Enna invece siamo un po' più italianizzati, questo dialetto non c'è la ghe, quindi si chiama Piglialo il brano, e parla un po' d'amore, e fa parte dell'album che uscì appunto nel 2017, l'album del titolo Democratica, e di questa fortuna. Dopo un po' di tempo, questa esperienza molto molto bella e profonda, comandola che riuscì a conoscere finalmente la Sardegna, no, non esageriamo, magari un piccolo spazio della Sardegna, mi contattò Fabrizio Murgia e Tiziana Arcieri della Chester Club. Io pensavo che loro mi avessero conosciuto tramite l'evento delle parole, invece no, cioè, eravamo curiosi, cercavamo sul web e ti abbiamo trovato. E grazie a loro andai a fare un concerto alla Chester Club, un'esperienza fenomenale, bellissima. Avere un pubblico sardo, cioè, per me era una cosa nuova, però mi sentivo come i bambini, no? Dopo ci fu questa bellissima occasione di poter partecipare alla Unedda Sardo. Per me fu una cosa molto bella, perché là c'era questa situazione di contaminazione, com'era il titolo, il sardo e il profano, no? Quindi io rappresentavo il profano. Quello che riproponiamo noi è proprio quello, tra sardo e profano. E anche il piccolo festival del Jester, che è il locale di Cagliari, che ripropone queste contaminazioni
bellissimi incontri, è un lavoro Esatto. piccolo ma grande. Salutiamo gli amici Ma del Gester. grande, assolutamente li Davide, salutiamo. Davide Insieme è un esperto ormai è un partecipante, è un ospite fisso di quel festival. alla... Sì, è stata veramente... Mi sono sentito a casa, veramente a casa mia. E per concludere questa parte qua, poi ho avuto la fortuna di conoscere Enrico, di conoscere quelle che sono le Lawenda, perché io le Lawenda sono uno strumento che conoscevo tramite servizi televisivi di qualche programma e finalmente ho avuto la possibilità di conoscerlo e nelle sue mani. Devo dire che mi ha fatto apprezzare molto questo strumento così antico ma così moderno, ecco, a proposito del discorso di poco fa, che rappresenta questo strumento. Ascolta, invece Grazie Davide. ci racconti un attimo lo strumento che suoni tu? Sì, ve lo faccio anche vedere. E magari poi ce lo fa anche sentire. Esatto, beh. Ok, ci proveremo, ci proveremo. Allora, io nasco diciamo, batterista all'età di 14 anni. All'età di 20 anni cominciai ad ascoltare su una tape cassetta un brano che era un pezzo per tamburo e voce. Io non conoscevo questo strumento, quindi io ascoltandolo dalla cassetta dissi, ma cioè, cos'è questa cosa, questo strumento così profondo, così proprio di pancia? E io scoprii che si trattava del tamburo a cornice. Che voi ne vedo qualcuno l'ha messo là in mostra. Voglio vedere. Sono strumenti, la maggior parte costruiti anche da artigiani della Sicilia, ed è uno strumento che a un certo punto mi fece innamorare tantissimo e piano piano, non in modo repentino, feci il passaggio dalla batteria a questo strumento, che all'inizio mi mise un po' in crisi, perché questo strumento, a differenza della batteria, è uno strumento che nasce da un ex setaccio. Quindi proprio che a noi si chiama crivo in siciliano, un crivo. Da voi come si dice? Killirio. Killirio, ok. Questo si chiama un crivo e quindi diciamo poi tutta la rete si mette la pelle di capra, montone, di asino e quindi poi esce fuori uno strumento così tanto antico ma complesso poi nello studio. Ma all'inizio io, visto che studiavo comunque lo strumento dove tu metti precedenza gli arti, li scomponi, no? Tutti gli arti del corpo, suonare questo tamburo per me era fare un passo a passo indietro. E invece in realtà mi rendevo conto che grazie a questo strumento stavo cominciando a scoprire dei lati di me, che era la scrittura, il canto, io prima non cantavo, non lo scrivevo, e cominciare proprio ad avere quel coraggio di cominciare a propormi come artista. Come faccia, proporre la mia faccia e cominciare a fare una ricerca proprio sulla mia terra. E là scoprì veramente la mia sicilianità e scoprì una miniera d'oro. Ecco. Basta cominciare a scavare, quel famoso scavatoio che devi fare La per acchiappare ricerca, lo ciò che scavare, il tornare alle origini, esatto. l'abbiamo sentito Bravissimo. parecchie volte in queste puntate, Eh sì. È importante, ce l'ho insegnato anche. Ci ho insegnato anche per fare un nome per voi familiare, anche De André stesso. De André fece la musica d'autore e la musica tradizionale della Liguria, toccando anche la Sardegna, facendoci scoprire quanto è bella la musica e le sonorità tradizionali inserite nel cantautorato, è il massimo. L'Italia è piena di questa sonora. Il nostro tempo praticamente è quasi concluso. Noi approfittiamo Mannaggia. per salutare chi ci ha seguito. Comunque, salutausu chi ha in questo schimba tobio so sa da sigiu. Tanto torrausu grazie sa a tutti os ospites che ostento. Salutaus a tutti. Salutausu finza da de parte di Enrico Picchiri, Salutaus Enrico Picchiri, che è su direttore. direttore del su Festival Trasardo e Profano. E poi in regia Nicola Di Mille e Mauro Pes, insomma tutto su squadra nostra di IATV. Tornavo su Grazia, finza su Teatro Massimo, dove ho sposto allestì di Stato questo ospitato. set, Pitti e Deddu, che in attiro tempo si ostentano 700 persone, se invece scomo, seo su Deo e tu. E Davide in Davide in collegamento. collegamento, se ho pitticato dedo, se no se ci No, capivo non bene, si dai, non dia problema, sa. E Feusa di Asica. Posso salutare a tutti, tornare su grazie a Davide. Davide, ti ringraziamo ancora. Lasciamo a te grazie a le voi. note di chiusura di questi 5 incontri e siamo chiaramente onoratissimi. Ti ringraziamo per essere
stato con noi. Speriamo di averti presto con noi, ma speriamo anche di rimandarti Jonathan e Enrico dalle tue parti, così iniziamo a fare Assolutamente scambi veri, non sì. solo Certo, virtuali. esatto. Quelle sono sempre le belle sorprese che ci aspettano, e con amici come Davide sappiamo che siamo in mani sicure. Grazie Enrico. Un bacio a tutti quanti. Balle canta, balle canta e suona, amate nata, fai urnata picco, pa speranza cani teni, conta, conta, conta la tua vita, conta, e tanto in urlo ci capisci niente, amate nata, fai urnata picco, pa speranza cani teni, va, corri, corri, piglia vita, muzzicuna, non pensare che qualcuno ti comanna, e ti lascia pane duro a mangiare, eccoti giù cantaglia, pane, pane, pane in forno fresco pittia, e cade d'ogno con lo pianto negli occhi. E lo profumo ti rallegra lo cuore, e lo pianto diventa canto. Carme, pazienza ci vuole per lottare, in chi ta bocca può poter parlare, capi gambe con la testa buccuna, e poter giocare. Yeah, dalla marica ti piglio pesci cani, yeah, dalla fondo che ti piglio lo pesci palombo, yeah, dalla marica ti piglio pesci cani, yeah, dalla fondo che ti piglia lo pesci palumbo. L'alba con ogni giorno nasce per mia, mi dici laviti lo sangue d'incoggio, lo sangue negro che campo per strada come una zecca malata. Va, corri, corri, piglia vita mozzicuna, non pensare che qualcuno ti comanna e ti lascia pane duro a mangiare, ecco ti giù cantaglia. Carme, pazienza ci vuole per lottare, in chi da bocca può poter parlare, in capi gammi con la testa buccuna, e poter giocare. Yeah, dalla marica ti piglio pesci cani, yeah, dalla fondo che ti piglia lo pesci palombo, yeah, dalla marica ti piglio pesci cani, yeah, dalla fondo che ti piglia lo pesci palombo, yeah, dalla marica ti piglio pesci cani, yeah, dalla fondo che ti piglia lo pesci palombo, dalla marica ti piglio pesci cani, yeah, dalla fondo che ti piglia lo pesci palombo.